Bene amici, eccoci ritrovati in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing del BT Next Pro, l'interfono da moto top di gamma di casa Midland. Vedremo cosa c'è all'interno della confezione e quali sono le caratteristiche principali. Cominciamo ad aprire il prodotto e vediamo un po' il contenuto della confezione. Allora, anzitutto vediamo che all'interno della confezione abbiamo questa specie di valigetta semirigida con l'apertura a cerniera. Ecco, vediamo all'interno della confezione. Iniziamo col dire che questo è il modello C1222.02, che sarebbe il modello singolo che quindi contiene un solo interfono. È disponibile anche la versione 03 in cui sono presenti due interfoni, quindi per pilota e passeggero. A questa parte all'interno della spugna abbiamo appunto l'interfono che è già montato sulla sua slitta di aggancio e è connesso già ai due altoparlanti che andranno fissati ovviamente all'interno del casco dove c'è l'apposito spazio. Ecco, in alcuni caschi è presente questo spazio, in altri no. Ecco, questa valigetta è carina, davvero ben fatta, anche se onestamente non ne vedo l'utilità. Nel senso che una volta che noi abbiamo installato il nostro interfono sul casco, onestamente non abbiamo l'esigenza di avere questa valigetta per riporlo, anche perché resta fissato sul casco, quindi vabbè. Allora, dicevamo, l'interfono con i due altoparlanti. Anche qui, come in tantissimi altri prodotti, troviamo gli adesivi 3M. 3M, ricordiamolo, è una qualità di adesivo top di gamma, quindi per quanto riguarda l'adesione dovrebbe essere ottimale. Ecco. Allora, andiamo a sganciare l'interfono. Ok, tirando praticamente questa levetta si sfila in questo modo. Quindi questa praticamente è la slitta che andrà fissata sul casco e l'interfono che poi andrà fissato in questo modo. Allora, la slitta si può fissare in due modi, o con l'adesivo o con una ganascia che adesso andremo a vedere. Ok, questo lo mettiamo da parte. Allora, andiamo a vedere un po' all'interno cosa abbiamo. Allora, il classico caricabatterie da presa con USB normale. Ok. Dopodiché qui invece abbiamo il microfono, quello ad asta. Allora, il microfono quello ad asta praticamente serve se abbiamo un casco jet, perché ovviamente non avendo la mentoniera davanti abbiamo la necessità di avere un'asta che ci regge il microfono, non potendolo fissare da nessuna parte. Ecco. Allora, questo è praticamente il cavo che va fissato dentro la presa da muro con l'USB normale, e qui abbiamo l'USB tradizionale, la micro USB. Come vedete, ecco qua, non è Type-C, però poco importa, non penso che faccia una grossa differenza su questo dispositivo. Allora, qui cosa abbiamo? Allora, qui praticamente abbiamo degli spessori in velcro che possono servire nel caso in cui lo spazio all'interno del casco è diciamo abbondante, e allora andiamo a spessorare con questi spessori appunto per riuscire a fissare in modo ottimale i due altoparlanti. Ok, qui abbiamo dei velcri, vediamo un po' di che tipo. Ah, ok, sono dei velcri adesivi da andare a applicare praticamente per utilizzare questi spessori di cui dicevo prima. Infatti si attaccano così. Allora, nel caso abbiamo bisogno appunto di fissare degli spessori perché lo spazio all'interno del casco è troppo, mettiamo questi adesivi all'interno. Una volta aderiti questi, praticamente andiamo a posizionare lo spessore che si attaccherà all'interno. Dopodiché andiamo a fissare il nostro altoparlante. Allora, gli adesivi, ok, perfetto.
Allora, qui abbiamo l'altro tipo di microfono, quindi quello per i caschi integrali chiusi, che è praticamente fatto a filo col biadesivo, che andrà fissato praticamente sulla mentoniera del casco, in questo modo, così. E poi collegato ovviamente al dispositivo. Infine qui abbiamo praticamente la slitta. Ah, ok, questa è la slitta. Vediamo un po'. Ah, perfetto, ok. Questa praticamente è una slitta che va fissata. Allora, da questa parte abbiamo una parte gommata che fa abbastanza presa, diciamo, non scivola. Questa è praticamente una ganascia che andiamo a fissare per attaccare l'interfono senza utilizzare l'adesivo. Quindi praticamente questa andrà fissata all'interno del casco, dopodiché con delle viti andiamo a fissare questa parte qui. Queste sono praticamente le viti con la chiave e dopodiché praticamente andiamo a agganciare il dispositivo direttamente qui senza utilizzare appunto quello che abbiamo visto all'inizio, che è la parte adesiva. Sì, onestamente l'adesivo 3M è ottimo, quindi avrà sicuramente una presa solida. Magari è preferibile questo sistema, può darsi che ci dia più sicurezza. Poi lo vedremo comunque in un secondo video, quando andremo a fare l'installazione all'interno del casco, così vedremo praticamente tutti i particolari e la modalità precisa con cui va installato questo interfono. Ecco, una particolarità che ho notato in questo interfono della Midland è che tutti i collegamenti che vengono fatti tra gli altoparlanti e il dispositivo, piuttosto che il microfono e il dispositivo, hanno queste spinette precablate. Questa è un'ottima cosa, perché una volta che noi l'abbiamo installato all'interno del casco, nel caso in cui avessimo dei problemi col microfono piuttosto che con un altoparlante o con l'altro, basterà praticamente andare a staccare questa spinetta e sostituire solo il pezzo difettoso, senza dover smontare, diciamo, tutto il sistema. Questa è una buona cosa. Ecco, un'altra particolarità esclusiva di questo prodotto della Midland è questa luce rossa, che praticamente una volta che noi abbiamo installato il dispositivo sul casco la possiamo andare ad accendere, ad abilitare, e farà da luce di stop. Quindi nelle frenate brusche d'emergenza lampeggerà e verrà vista praticamente da chi ci segue, oltre ovviamente agli stop della moto che si accendono normalmente di prassi quando deceleriamo. Anche questa si accende e farà un po' da luce di stop, insomma, lampeggiando. È un plus in più per il discorso di sicurezza. Ecco, un'altra peculiarità di questo prodotto di Midland rispetto ai concorrenti, quindi a Sena piuttosto che a Cardo, diciamo tra le varie marche più blasonate, è la durata della batteria. In stand by dà una durata fino a 35 ore e fino a 20 ore di utilizzo continuo, e questa è una cosa estremamente importante, perché ovviamente quando siamo in viaggio, se ascoltiamo musica oltre che a ricevere telefonate o comunque ascoltiamo le indicazioni del navigatore, avere un'autonomia di questo genere è una cosa estremamente positiva, non saremo costretti a ricaricarlo troppo spesso, quindi ci garantisce sicuramente la giornata piena senza problemi. Ricordiamo inoltre che è waterproof, quindi è resistente all'acqua, ovviamente non poteva essere altrimenti visto che è un dispositivo che va all'esterno del casco. Allora, adesso andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali di questo interfono. Me le sono appuntate perché sono parecchie. Allora, iniziamo col dire che ha la totale compatibilità con i principali sistemi di collegamento che abbiamo oggi sulle moto moderne, quindi sia Ducati, BMW piuttosto che KTM. Inoltre, nella confezione del BT Next Pro, che ricordo appunto è il top di gamma tra gli interfoni della Midland, rispetto agli altri interfoni di medio gamma o di entry level, abbiamo già presenti gli hi-fi speaker super bass sound. Praticamente gli speaker, gli hi-fi che abbiamo visto prima, gli altoparlanti praticamente, sono di qualità superiore rispetto ai modelli che troviamo invece nei medio gamma o negli entry level. Hanno un suono praticamente più coinvolgente, più completo, di qualità superiore. Allora, per quanto riguarda la compatibilità di comunicazione con altri dispositivi, allora possiamo comunicare con altre 6 persone se facciamo praticamente una connessione one to one, quindi da persona a persona. Invece se vogliamo fare una conferenza, quindi essere tutti partecipi nello stesso momento, possiamo arrivare fino a 8 dispositivi. Oltre a questo,
Questo prodotto è un Bluetooth 4.2 dual core. Cosa vuol dire dual core? Che possiamo connetterci a due sistemi Bluetooth contemporaneamente. Quindi se noi abbiamo il cellulare con noi, lo possiamo connettere, e contemporaneamente se abbiamo anche il navigatore, che è un dispositivo a parte del cellulare, possiamo connettere anche quello. Oppure possiamo connetterci al sistema di infotainment della moto, appunto, e contemporaneamente connettere un altro dispositivo. Questa è una particolarità appunto esclusiva ancora di questo BTNX Pro top di gamma, che sugli altri prodotti Midland di gamma medio-bassa non troviamo. Allora, è inoltre possibile condividere la musica che noi stiamo ascoltando se siamo connessi per esempio col sistema infotainment della moto. Possiamo praticamente trasmettere la musica che ascoltiamo noi direttamente al passeggero. Il segnalatore di frenata d'emergenza che vi ho fatto vedere prima è un'altra cosa, diciamo, che è una caratteristica peculiare di questo dispositivo. C'è inoltre una funzionalità di comandi vocali denominata Vox, con cui potremo andare ad attivare le varie funzionalità, quindi effettuare una chiamata piuttosto che richiamare la rubrica, o diciamo le diverse funzioni che questo dispositivo ci offre. È presente inoltre la radio FM con RDS che ci consente di memorizzare fino a 6 stazioni preselezionate. Inoltre abbiamo presente la regolazione automatica del volume, che praticamente provvede in base alla velocità a aumentare il volume. Quindi più noi andiamo veloce e più, per avere una qualità del suono ottimale, il volume si alza in automatico. Ecco, questa funzionalità è eventualmente escludibile tramite la programmazione attraverso il PC. La durata della batteria ve ne ho già parlato prima. Altre caratteristiche particolari di questo prodotto: distanza in cui possiamo connetterci con un altro dispositivo interfono è circa 1,6 km. Poi ovviamente se abbiamo degli ostacoli che si interpongono fra noi e l'altro interfono, sarà minore, quindi non è mai quella che viene dichiarata dalla casa. Abbiamo inoltre la possibilità di interconnetterci, essendo intercom, con altri dispositivi che non sono Midland. Quindi se ci capita di essere in giro in compagnia in moto con altri motociclisti che hanno prodotti della Cardo piuttosto che della Sena o piuttosto che della Cellular Line, con questo dispositivo top di gamma abbiamo anche questa possibilità, quindi possiamo connetterci tranquillamente. L'interfono è aggiornabile nel firmware, basterà collegarlo alla presa USB e al computer, quindi tramite il PC potremo aggiornarlo tranquillamente andando sul sito di Midland. Allora, andando a tirare un po' le somme, questo prodotto top di gamma vale la pena, non vale la pena? Allora, dipende un po' dall'utilizzo che ne facciamo noi. Se utilizzate la moto raramente e l'interfono appunto è un qualcosa di che utilizzate in modo occasionale, sicuramente ci si può orientare anche su modelli di medio gamma o di entry level. Questo prodotto top di gamma è pensato fondamentalmente per un utilizzo abbastanza ampio, a diverse funzionalità, quindi diciamo è più adatto se lo utilizziamo spesso, se viaggiamo parecchio. Questo perché ci permette, con la connessione dual core del sistema Bluetooth, di aver connesso sia il cellulare che un navigatore. Nel contempo possiamo ascoltare la musica, ricevere o comunque fare telefonate, comunicare o condividere con il nostro passeggero quello che stiamo ascoltando. Abbiamo la radio FM, che è utile, quindi oltre ad ascoltare degli MP3 che possiamo avere nel cellulare o nel sistema infotainment che abbiamo sulla moto, possiamo ascoltare anche la radio. Vale la pena, non vale la pena? Secondo il mio punto di vista sì, nel senso che comunque l'utilità di questo tipo di dispositivo oggi come oggi è diciamo, non dico essenziale, ma è comunque estremamente utile, soprattutto se facciamo viaggi abbastanza lunghi. Secondo il mio punto di vista vale la pena di investire qualcosa in più per avere comunque un prodotto, un interfono che durante il viaggio ci agevola e ci rende comunque il viaggio più gradevole. Più gradevole per l'intrattenimento che ci può offrire, ma anche proprio per le funzionalità. Quindi se abbiamo la possibilità di avere connesso sia il navigatore che il cellulare che il sistema infotainment della moto, e possiamo coordinare tutti questi elementi in modo ottimale, il viaggio sarà più piacevole e sicuramente avremo un'esperienza di viaggio migliore. Allora, anche questo video è giunto al termine. Come vi ho già anticipato, ne seguirà un altro in cui vedremo l'installazione dell'interfono Midland all'interno del casco, e poi un altro in cui effettuerò praticamente un test su strada, quindi utilizzando la moto e verificando effettivamente la qualità di questo dispositivo.
Se siete interessati all'acquisto vi lascio il link in descrizione. Come al solito vi dico, no, a voi non costa nulla in più, però potete dare un piccolo contributo al sostentamento del mio canale.